Ciao, in questo video vedremo come ho realizzato questa piccola slitta a centrotavola. È un lavoretto abbastanza semplice da riprodurre, quindi ho utilizzato semplicemente una tavola di abete che trovate in qualsiasi brico, l'ho ritagliata e con un po' di tecniche ho creato questa slitta. Quindi adesso bando alle ciance e andiamo a vedere come ho fatto. Allora, per prima cosa io ho stampato la dima delle gambe, che adesso andrò a incollarla su un pezzo di legno con la spray e poi passerò al traforo. A questo punto abbiamo due strade da percorrere, quindi abbiamo realizzato la nostra guida con il foglio stampato utilizzando il traforo, quindi o ne facciamo un'altra, sempre utilizzando il traforo, oppure sfruttiamo quella che abbiamo appena fatto come dima per il banco fresa, che è la soluzione diciamo più veloce e soprattutto così possiamo usarla, produrne in serie, quindi farne più di una. Già noi dobbiamo farne due, quindi secondo me già per farne due conviene, perché almeno verranno tutte uguali e ci vorrà meno tempo. Se invece non disponete del banco fresa, dovete ritornare sul traforo o sul seghetto alternativo, quello che avete. Ok, adesso passerò al seghetto alternativo a ritagliare questi, che saranno i miei pezzi, diciamo, originali che andranno a comporre la slitta. Dopodiché, appunto, li rifilerò incollandogli sopra la dima al banco fresa con una fresa a copiare, che vediamo dopo. Adesso intanto inizio a rifilare il più possibile col seghetto alternativo.
Bene, a questo punto avremo i due pezzi che abbiamo tagliato prima al traforo, il supporto principale che andrà sopra e le due alzatine realizzate tutto al Maccosega. Quindi possiamo avere un'idea di come verrà fuori, cioè una cosa così. Ok, potremmo anche dire che è finita così, però è un po' troppo grezza, quindi adesso andremo a rifinirla al banco fresa e applicheremo qua una barretta e poi andrà tutta levigata. Adesso che è tutto pronto, ho carteggiato, andrò a dare una mano di impregnante a tutti i pezzi. Ho tagliato anche questo da un bacchettino più lungo e adesso andrò a, appunto, impregnare il tutto. Bene, una volta finito il nostro ciclo di verniciatura, quindi ho applicato l'impregnante, carteggiata, seconda mano di impregnante o quello che decidete di mettergli, possiamo partire con l'incollaggio. Io utilizzerò ovviamente l'acido asciugare. Io utilizzerò una normalissima colla vinilica. Adesso poi incollerò i pezzi e poi eventualmente vedremo se bisogna dare una rifinitura. Però a me già l'effetto così un po' shabby non dispiace, quindi procediamo con l'incollaggio. Bene, una volta incollato, come potete vedere, non volendo rischiare di mettere dei morsetti per spostare un po' i pezzi, ho applicato dei pesi, quindi prevedete di mettervi in un posto dove non vi dia fastidio, non come ho fatto io sul tavolo di lavoro che adesso mi serve, e niente, aspettate un'oretta buona che asciughi la colla. Dicevo, aspettiamo un'oretta che asciughi la colla e poi magari applicherò del velcro sotto per non rovinare il tavolo e poi se è tutto a posto, se ci vediamo su di sopra. Hey.
il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, che il progetto vi sia piaciuto. Se volete replicarlo, qui in descrizione trovate tutte le informazioni utili per farlo, quindi il link al progetto che trovate sul mio sito, dove oltretutto vi invito ad andare a visitare. Inoltre vi chiedo di cliccare un mi piace se appunto il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e spuntate la campanella, in modo che verrete avvisati quando i miei video usciranno, visto che non hanno una cadenza, quindi nel momento in cui io lo pubblicherò verrete avvisati da appunto da una notifica. Inoltre vi invito anche a seguirmi su Instagram e sui vari social e trovate tutto qua sotto in descrizione. Inoltre se volete visitare il mio canale, qua in alto a destra trovate una scheda dove potete andare a cliccare e scorrere e vedere altri progetti che ho fatto. E niente, io vi auguro una buona continuazione e ci vediamo al prossimo video.